locale della cantinella di Sera Petrona. Il piccolo paesino di Sera Petrona, dove appunto è dato il nome da un signore, un vecchio romano, rifugiato qui negli anni più antichi, e quindi questo paesino tra le colline sperduto, magari con dei profumi e dei sapori, nasce. Abbiamo aperto, mia madre ha aperto l'attività nel 1970, tra cui il prossimo anno faremo 50 anni se ci arriviamo, e tramite lei insomma ho imparato tante cose, la cucina tradizionale marchigiana di una volta, i vecchi sapori, come proponiamo dai vari piatti di una volta, pasta fatta in casa, affettati, bruschette, polente, carne alla brace, il periodo invernale anche con ravioli di ricotta. Dato che qui a Sera Petrona abbiamo un ottimo vino, tra cui si chiama la Vernaccia DOC di Sera Petrona, è un vino spumante rosso molto buono, apprezzato dalla gente che vengono da tutte le parti del mondo, dall'Italia, per assaggiare, a degustare, perché è veramente buono. Mi viene l'idea un'invenzione di fare una tagliatella con un ragù particolare, appunto con sfumato con la Vernaccia. È stato molto apprezzato il nostro piatto forte. Per il giro gastronomico delle Marche vi andrò a presentare questo piatto, tra cui la tagliatella a ragù di Vernaccia. Aggiungiamo della pancetta, aggiungiamo la melanzana tritata macinata, insieme al guanciale di maiale sempre macinato. Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe e lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora. Prendiamo un po' di ragù, lo passiamo nella padella, sfumiamo con la Vernaccia di Sera Petrona. Appena sfumata la Vernaccia, mettiamo la tagliatella nell'acqua salata, facciamo cuocere 5-10 minuti, meglio un pochino al dente perché poi deve riprendere, assorbire da un po'. Cucciolamo le tagliatelle, le mettiamo nel ragù, le passiamo velocemente, quanto guarda si asciuga il ragù, prende bene il colore e il sapore. Vi aspetto al ristorante La Cantinella di Sera Petrona.